that, that's fine. That's understandable. I mean, he doesn't have to. He's the boss and everything. Addirittura. Si è fatto grande o no? È un pirlone. You have no idea how long I've waited to do that. I'm still waiting for the Alex trailer, for God's sakes. And now, since there's no more Ono-san, heck, I guess I'm the captain now. I know you monkeys are back there. I saw you working away at the switchboards. You Capcom fools, show the trailer. Show it, I command you. Give these people something, gosh darn it. Ok, ok, set, vediamo se è set. Non è set. Aspetta. Vega. Che c'entra Vega? Che cazzo è? Ok, la bubblegum l'abbiamo vista. Sarà un incubo. What? Aspetta, cos'era? Cos'era? GIF non l'ho visto. Dovrei vedere il trailer. Boom aereo. Diagonale. The fuck. Asset. Ah sì, asset. Era logico. No, Doll Unit Zero. No, ti capre, ti prego. Ah, no, asset, ok. Sei Tina! E sei Tina! E sei Tina davvero! Ma è Giuri! Jesus! Ma si muove come una donna, tra l'altro. Erano in... Oh, madonna. Ma ce la faccia più... Ah, quindi è Setina. Okay, I never thought it would be that cool, to be honest. That was something else. So, I mean... È un moveset tutto originale. Usually we would have Ono-san do something kind of funky with you guys. Kind of like a tradition. But to be honest, I've always wanted to do it. You guys know what it is. It's the Shoryuken thing. So let's just get it out of the way, shall we? You guys ready? We're all standing, it looks like. Quindi è un personaggio, ok. So, on three, if y'all don't mind, in a big countdown, and then on three, I guess we're gonna do the Shoryuken thing, and you guys are gonna take a nice picture of me, and I'm gonna Setina right in the home page. It'll be all about me. So, on three, 3, 2, 1. Ovviamente lo deve fare lui. Tornato.
It's a Shoryuken time, all right? So please, everyone, stand up, okay? All right. I help you. This isn't over. All right. Okay, together, all right? Yeah, I guess so. I said it count three. Okay. Are you ready, everyone? Three, two, one. So you can. All right, thank you very much. So, Seth will be joining to Champion Edition on 14th February. And more. So, new content featuring the gear and voice skill 2 will be on tonight. All right, thank you very much. See you next year. Bene, bene, bene. Bene, 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 bene. Però... Beh. Queste scene... Ah, non mi interessano. Però voglio vedere una cosa. Rivedere il trailer di Setina. Setinet. Voglio vedere rallentato. Non mi dire che non c'è ancora. Tonight non è detto significhi adesso. C'è gente che avvia il gioco per sapere se... Eccolo qua, set trailer. Mi piace il setinet, ha più personalità di set. Ok. Via l'audio del rallentatore. Quasi quasi vado ancora meno di metà. Doll brain. Però quindi è una doll. Non è neanche Juri. Cioè non c'entra niente con Juri. Anche se boh, Juri è la sua chiavetta. Allora, il suo design da uomo è praticamente quello di Street Fighter 4. Identico, paro parissimo. The Dream, ciao Doc. Vediamo. Allora, quello lì è uno standing like, aspetta che metto la chat della... Dicendo questi, anche i bilanciamenti, mi nerfano Abby. Mettiamo un attimo la chat del mio canale.
Se scrive, se mi scrivete vedo qualcosa. Quindi standing light kick in mossa tipo Tatsumaki sul posto. Ma knockdown, aspetta. Pugno medio basso. Calcio leggero in piedi. Special. Quello che cazzo è una command normal. Un po' strano il costume da tutona. La back grab reversal, ok, fa knockdown buono. Questo è un pugno, ha una special, quindi secondo me è quella special che fa la trottola. Sì, sì, ho visto, doc, interessante. Questa secondo me è la versione leggera della special che trottola, tipo Fierce, cancellato, no però, no, allora è una comma, no cos'è, una target combo quella allora, perché poi fa questa roba, questa gomitata, EX sicuramente lancia, infatti, jump cancel, bello, il pugno medio aereo di set del 4 che fa juggle. Dash, questo è un DP, questo è un DP, inizia il DP, bella Carlo, allora riprendiamo da capo perché voglio vedere bene tutto, ho gli occhi un po' inquietanti, è uscito da Dragon Ball questo personaggio, ok, quindi crouch MP, standing LK special, questo qui è una command normal sicuro. Che cazzo è? Blanca, tipo il calcio. Reversa, knockdown. Non so quanto sia veloce. Questo sembra una... Questo è un cancel, quindi è una target command cancellata. C'è quindi anche una special che dà un cazzotto. Bella doc, ciao. Quindi questo è frullato che lancia. Addirittura dash dopo il float. Questo è DPX. Due barre per fare quella cosa. V-skill 2, vediamo un po'. Quindi parte da V-skill 2. Che cazzo è? Questo è un whiff punish. Standing fierce. The fuck? Standing fierce. Cancellato nella V-skill, quindi un combo filler. E lancia. Ok, la special del pugno, questa è la versione EX, che fica. Quindi quella che ho visto prima era una target cancellata in, un, in una special. Sarà tipo... Non ha fireball, non ha i boom. Ci sta. Ci sta. Fa tutto parte della stessa special questo. Sicuro fa tutto parte della stessa special. Se EX QCF pugno, te lo dico io. Ha diverse. Ah, mi piace che c'è il tandem. È una command o una hit grab? E non si vede il contatore delle combo. Allora. No, secondo me c'è un moveset suo ed è più originale, non scopiazza. A parte, però è vero che si vede fare la rotella di Giuri a un certo punto. Vediamo. Quindi questa qua è tutta una special. Questa è un'altra target combo. Tipo sarà Fierce Fierce o avanti Fierce Fierce. Cancella in tandem. No, è una... Sembra una hit grab. Ah, è una V-skill il tandem. Ah, infatti è il tandem, no tandem. Ciao Kiske. Ok, quindi sembra un altro combo filler, però gli dà Aoki. Ok, qua ha fatto una scimmi con... Quindi ecco, c'è la rotella di Giuri qui. Bisogna capire se ce l'ha sempre o se perché sta contro Giuri. Sì, un po'. Cazzo sta roba. Hanging Fierce... Chunky, ok, questo è QCF pugno pesante probabilmente.
ci linka il jab. Boom, ce l'ha il boom allora. Quando fa la V-skill e quando usa la special. Ah, ok, col tandem. Col tandem ruba la special. Ecco perché c'ha il boom in questa combo qua. Sì. Qua fa il risucchio. Oddio, si gonfia quando ruba Abigail. Ecco perché è diventata cicciona muscolosa qua. È inguardabile quando ha il costume di set maschio perché ha le movenze da donna. Sì, è uno status. V-skill, questa è V-skill 1. Secondo me sarà più pratica la 2 comunque perché è un combo filler easy. Poi c'è un Launcher EX che è bello comodo che ti fa jump cancellare. Quindi V-Trigger 2, Thunder Maneuver. Ok. E Blanca praticamente senza che vai tu in aria. Minchia esplosione che fa Juggola dopo l'esplosione ovviamente. Dash, EXDB. EXDB Juggola anche super deep, quindi sarà veloce, sarà tipo 3 frame. Ok, Crash Counter, cos'è che c'è di Crash Counter? Forward Fierce sarà questo. Non è un Fierce normale. A meno che non sia command quel first corto tipo l'uppercut che sembra combo filler. Questo qui. O questo è una command o quell'altro è una command. Tandem ignition. Vediamo. Jump cancel. What the fuck? È la mossa di Zeku. È la V-skill di Zeku però meglio. Minchia. Minchia. Però questo è solo damage praticamente, sto V-Trigger. Ma che cazzo è questo? Un attimino. Crash Counter che risucchia. C'è una Crash Counter che risucchia. Bellissimo. Cos'è Standing Heavy Kick? Questo qua è una command sicuramente che lancia. Command normal Heavy che lancia. Cancellabile pure. E qua, vabbè, qua ho usato la V-Skill 1, ha rubato il... Sì, infatti era nero, sì. Ha rubato la mossa Bison. Perché è maschio. Assume solo l'aspetto, tipo, di una doll. Tetina. Setinette. Sì, non si può vedere perché ha tutte queste movenze con i piedi... Con i piedi a punta così molto da donna. È inguardabile. È finito il trailer, questa è la fine. La super bella. Sì, il DP è proprio da ballerina, sì. Vabbè, è comunque più interessante il costume da donna che quello originale. Quello originale è una brutta copia di Mr. Manhattan, quindi non è che non mi è mai piaciuto, di la verità. Quindi questo vuol dire. È più aliena la faccia rispetto. Beh, prima era uguale a Abel. L'hanno fatto più aliena. Un po' lazy la texture, un po' così. Gli altri costumi voglio vedere. Vediamo infatti. Che il personaggio mi piace. Sembra, non sembra complesso. Il Summer pure è bello, molto 80s. Story figo. Vabbè, ma c'è solo una K. Battle mi piace. Un po' più giappo, anzi China. Interessante. 14 febbraio, Setina. E lo rivediamo un attimo a velocità naturale. Con audio. Pseudo personality asset is imported properly. CEO ha detto CEO personality, cioè personalità da capo, un amministratore delegato. Biological brain connected. Doll unit zero. Doll unit 0. Usa il cervello biologico di una doll, per quello diventa donna in qualche modo.
Sì, adesso guardiamo. Well now, little piece of junk. Time to wake up. Login at zero. Activate. Well, Jordan, who is a piece of junk? C'ha almeno due target. Questa è una target cancellata nel pugno. A meno che non sia la target a 3. No, ma non è la target a 3, perché si vede proprio che cancella l'animazione. Si vede proprio che cancella l'animazione. Boom. Un attimo prima. Uno, due, e questa animazione vede cancellata, quindi guarda che forza una specie. La cosa che devi lasciare, secondo me non devi necessariamente lasciare, ma ti fa vedere che puoi fare side switch con quella combo. Quindi se spendi due barre puoi fare side switch e fare danno parecchio probabilmente. Voce da travone. Ti c'ha beat, beh, è comunque un po' mascolina, diciamo, non è proprio molto. Ok, quindi Tandem Booster è solo un'estensione di combo, è tipo un launcher. Lanci per un juggle e ti fai pure del V-meter, questa è straightforward. Altra target, coi Fierce. Ciuro la specie. Però detto questo, dopo la scarica di pugni pesante, probabilmente quello che è, linka comunque un jab, down jab, a prescindere che abbia il boom oppure no. Quindi bisogna vedere se poi da down jab c'è una special suo che può collegare. Se c'è più di skill di uno. Mi piace che è più interessante così, che non è che ha il moveset degli altri, ma può rubare. È un po' un incrocio tra 12 e l'originale set. Preferisco. Il DP non sia uno Shoryuken, mi piace. Questa però non l'ho capita, perché la V-Skill non ho capito. La V-Skill non l'ho capita. Perché fa EX roba fa. Allora, innanzitutto, ah, V-Trigger, scusami. Ah, ok, quindi ok, giusta ragione. Comunque Crouch MK cancellabile in full launch, quindi attiva dopo il lancio. Vabbè, qua spara la pallocchia. Però in realtà non ho capito bene il vantaggio di fare tutto sto giro con la palla, se non solo danno, suppongo, no? Okay. Crash counter, quindi c'è una crash counter che fa spin, quindi la potrei confermare facile. Ah no, non fa, fa crumple, non fa spin. Quindi, comunque questo lancio sembra utile sempre. Meter angry allora. Ok, cancella con questa, con questo V-Trigger, cancella la normal aerea, l'MP in aria, in questo somersault, poi si trasforma in questo che va in juggle state e poi fa il dash, quindi ha due special con dei follow up, ha una special al DP col follow up qui, Praticamente il calcio ad ascia di Nash con il follow up che lancia. Sì. Sì, Zeku, Cammy, Nash in aria. Ma
Bisogna capire se quella special, tipo la special di Nash in aria, ce l'ha sempre o ce l'ha solo in V-Trigger. VT1. Perché i follow up, dici che ce l'ha sempre, pure secondo me, quindi tu dici il V-Trigger 1 o 2, che cazzo era, non mi ricordo, dà soltanto... Dà soltanto il follow up delle due special. EX, EX, sì. Dovrebbe averlo sempre. Sonic Sight EX, cazzi e mazzi. Interessante. Qualcuno sa se Street Fighter è già aggiornato? Allora, a terra c'ha quella mossa che lancia, no? Quello spin, lo spinarò. Spinarello che lancia quando è EX. Quindi potrebbe, metti che quello è QCB calcio, può essere che in aria QCB calcio fa Sonic Sight. E poi il DP, e quindi prende due follow up, uno per Sonic Sight e uno per il DP. Sempre EX, solo follow up solo per le mosse EX.